Ciao a tutti, oggi siamo qui con Patrizia, una nostra cliente che ha appena venduto casa con noi. Ciao Ciao Patrizia. Leonardo. Intanto facciamo una domanda di questo tipo. Quali sono le aspettative di un cliente, sia che deve vendere o comprare casa, perché so che anche hai in famiglia qualcuno che sta cercando. Ecco, quali sono le aspettative che ha una persona quando magari trova un annuncio su un portale? Magari manda una mail o una risposta all'agenzia di, diciamo, che ha questo immobile. Ecco, e quali sono le aspettative una volta che manda via questa mail? Ma anzitutto di avere presto un appuntamento, perché quando si cerca casa poi si vorrebbe anche fare tutto piuttosto velocemente, anche se difficilmente così. E quindi che siano un po' solerti e che siano anche abbastanza esaustivi nel dare le risposte. Quindi diciamo, visto un annuncio, mandato una mail, statisticamente come andate in linea di massima nel corso della vostra ricerca? Beh, non è che proprio siano stati così veloci, però insomma, possiamo dire che nell'arco di qualche settimana siamo stati ricontattati, ecco. E le informazioni che arrivavano erano sempre complete, esaustive, No, oppure... no. Quindi qual è stata secondo te la cosa nella quale hai visto più carenza magari nelle risposte? Non so, non ti mandavano, non avevano i documenti, avevano poche informazioni Avevano, avevo, o volevano darci forse poche informazioni in un primo incontro, ecco, forse questo, per cui la cosa poi si dilatava, diventava un po' più lunga nel tempo. Cioè, tu chiedi un'informazione, loro la devono reperire, Esatto, quindi passa il tempo e a volte magari nel frattempo viene anche magari impegnato esatto. l'immobile Sì, perché poi e lo ti si prende perde. l'ansia e dici ma andrà a buon fine, quanto tempo ci vorrà ancora? Quindi sì, un po' lunga la cosa. Quindi possiamo anche riagganciarci anche alla vendita, visto che diciamo sei qui in doppia veste, no? Beh, se ti ricordi quando abbiamo preso in carico la vostra casa, prima ci siamo preoccupati di fare, no, tutte le verifiche e hai Certo, visto che ci è voluto... un po' di tempo, sì, Certo. E dopo sicuramente. abbiamo anche sistemato delle Ma cosette. vorrei dire che è stato anche abbastanza veloce, però, cioè, Sì? almeno da parte nostra non ci aspettavamo un iter così veloce, ecco. Sì, beh, inizialmente pareva una situazione più complicata, dopo, Che sì, ma alla poi. fine se ci sono i professionisti dietro e anche i proprietari ti stanno dietro, perché anche voi quando vi chiamavamo eravate Sì. veloci a venire, allora le cose prendono subito un'altra piega. Ecco, qui delle volte questa situazione è fuori dal controllo dell'agenzia immobiliare perché devi vedere anche chi c'è Certo. dall'altra parte. Facciamo l'ipotesi che abbiamo individuato l'immobile, sei andato a vederlo e ti è piaciuto, insomma, allora vuoi procedere con una proposta. E tu come acquirente avresti il coraggio di fare una proposta senza condizionarla al mutuo o per te è fondamentale questo aspetto qui se non sei sicura ancora di averla delibera? Beh, è abbastanza importante avere comunque alle spalle, non dico la sicurezza, ma almeno l'idea di quello che potrebbe essere il mutuo, chiaro? Che devo attendere anche di capire da parte della banca se ho questa possibilità. Quindi, siccome abbiamo anche venduto, ci è capitata la stessa cosa Sì. dall'altra parte, come hai vissuto questo tempo di attesa quando il tuo acquirente invece doveva ancora avere la Beh, è risposta? stato velocissimo, non abbiamo avuto nemmeno il tempo forse di capire che avevamo già venduto, vorrei dire. Sì, il processo di ricerca dell'acquirente sì, è stato veloce. E l'attesa dalla proposta, che poi appunto avete fatto l'accettazione, e poi ci sono stati i tempi tecnici, no, della banca che ci sono voluti, mi pare, circa 60 giorni, no? Ecco, in quel periodo lì voi come proprietari, come Beh, io l'avete ero piuttosto vissuto? serena, Sì? mi affidavo ai mobile point, quindi ero serena. Ok, anche se il mutuo non lo deliberavo tecnicamente io, però mi No, fa piacere però questa sì, serenità. ero Sì, sì. avevamo avuto chiaramente dei feedback, avevamo Certo. analizzato, il cliente era anche preparato e quindi siamo riusciti a dirvi sì, guardate, sono solo probabilmente è solo una questione di tempi, però poi, sai, prometterlo No, no, è no, io fatica. non l'ho vissuta con l'ansia, anzi, assolutamente, proprio perché probabilmente le cose sono andate via piuttosto snelle, veloci, e questo sicuramente non merito nostro, ma merito di chi ci stava seguendo. Pensiamo un attimo alla vendita, no, della casa che abbiamo venduto da poco. E secondo te, visto quello che c'è stato da fare prima a livello tecnico, no, poi catastale, poi stare dietro al cliente, quindi a livello finanziario,
poi a livello anche giuridico, perché c'era la successione e altri aspetti. Secondo te un privato può arrangiarsi? È opportuno che si arrangi in un mercato così? Allora, può arrangiarsi, ma non è opportuno che si arrangi, perché non è così facile reperire intanto tutti i documenti e poi con le varie associazioni, adesso non so, tipo il catasto, cioè non è facile per una persona comune poter accedere agli atti, a tutto quello che ci sta dietro. Cioè un professionista sicuramente ha strade o a modo, insomma, di tirar fuori il meglio e magari anche in minor tempo rispetto a quello che il privato può fare. Quindi il professionista sicuramente è da consigliare. Bene. Ti faccio una domanda legata alla ricerca. Diciamo questo, quando ci siamo visti per vendere la casa, ci conoscevamo già, quindi diciamo ho capito che siete venuti, diciamo, abbastanza di getto, ecco, qui. Però adesso state cercando. E come ti sei informata su quale professionista rivolgerti o su che agenzia andare? Qual è il tuo canale di ricerca dei professionisti? Andiamo anche un pochino a naso, diciamo così, nel senso che sul territorio ci sono queste realtà e cerchiamo di capire come lavorano, ho cercato di capire come lavorano. Sarebbe corretto informarsi anche a livello internet, a livello, diciamo, mediatico, per capire effettivamente come sono queste persone. Personalmente non ne ho avuto molto bisogno, mi sono affidata e basta. Sì, infatti noi da questo punto di vista ammetto che eravamo avvantaggiati. Ecco, però effettivamente tanti non sanno che come ci sono i feedback e i punteggi e la possibilità di mettere dei commenti su tante attività commerciali, tra le più famose ci sono gli alberghi e i ristoranti. In realtà anche le agenzie immobiliari potrebbero avere delle recensioni su Google o potrebbero avere comunque dei posti dove uno può sapere le esperienze che hanno avuto quelli prima, adesso lasciando stare le nostre interviste che sono magari una cosa ancora un po' nuova, però le recensioni Ne trovo una cosa sono molto interessante, importante soprattutto. Quindi, certo. Nella ricerca uno dice: guarda, ho visto questo annuncio, è di questa agenzia, vado a vedere che reputazione può avere sul mercato, sapendo poi che le recensioni vanno anche capite. Vanno valutate, certo. Comunque esatto. Sì, sicuramente anche questo è un punto di forza. Sì, è un'informazione che diamo così, certo. Dai, la buttiamo lì oggi, ci si può informare anche su internet, sulle persone, certo, con cui si va, diciamo, a interagire, soprattutto su un acquisto costoso e importante come quello della casa. Ringraziamo Patrizia per il tempo che ci hai dedicato. Di niente, grazie a voi. Se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di iscrivervi ai nostri canali, attivate la campanellina e seguiteci sulle nostre pagine social. Immobile Point, una storia da raccontare.